31 dicembre 1991. Palma di Montechiaro. Strage nel paese del gatto pardo. Nel bar 2000 si consuma l'atto finale di uno scontro tra due bande di trafficanti e assassini. Un regolamento di conti che possa cancellare per sempre il potere dei vecchi boss di questo paese dell'Agrigentino, uno degli angoli più poveri della Sicilia. Nell'agguato muore uno dei killer. In tutto due morti e sette feriti. Colpito anche un bambino di 9 anni. Il sicario Salvatore Cagnolo è uno specialista venuto da Gela per uccidere gli Allegro e Castronuovo. Si pensa ad uno scambio di manovalanza criminale. 2 gennaio, Napoli, strage di bimbi nella casa di latta. Tragico luogo nell'accampamento per ex terremotati di Pozzuoli, dove muoiono bruciati Salvatore, Carmela e Luigi, 5, 3 e 1 anno. La madre viene salvata in extremis dai vigili del fuoco. La famiglia Boccia viveva lì in condizioni di totale disagio da anni, circondata dal degrado psichico e materiale. La porta della casa mobile era chiusa dall'esterno. Pare che a sfrangarla sia stato il padre dei 3 bambini, per gelosia verso la moglie o per poterla tradire indisturbato. Insieme alla zia e alla nonna è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti e sequestro. Senza tetto storici per le autorità, i 3 bambini non avevano mai vissuto in una casa vera ed il padre non era mai riuscito ad avere un lavoro stabile. Lo Stato a quella data ha stanziato già oltre 50.000 miliardi per i danni del sisma dell'80 in Basilicata e Campania, ma meno della metà sono stati spesi per le case. Oltre 11.000 famiglie e 33.000 persone non hanno ancora un alloggio vero. Vietato stupirsi, di Enzo Biagi. Il Corriere della Sera, 3 gennaio 1992. Salvatore, Carmelina e Luigi, la cui sorte era già disegnata con la nascita. O le Marlboro, o qualche servizietto alla camorra, o un'esistenza segnata dall'umiliazione. Di serie A per loro c'era solo la squadra di calcio del cuore. Un po' di lacrime per i funerali, poi la loro vicenda finirà tra le pratiche evase. È vero quello che diceva uno scrittore francese, non si può piangere per tutti, bisogna scegliere. 9 gennaio, sigarette proibite anche in TV. Con un decreto del ministro delle Poste Pizzini arriva la messa al bando per la pubblicità anche in diretta. 15 gennaio, Sardegna. Rapito il piccolo Farouk Hassan, 7 anni, figlio di Fatet Ali, 35, belga di origine indiana, e Marion Develin Blériot, 31 anni, francese. Viene rapito verso le 20 dall'anonima sequestri della villa dei suoi genitori a Portocervo, Sassari, dove il padre gestisce l'albergo 4 Stelle, Le Luci della Montagna. Tutto viene in 7-8 minuti. Dopo un anno l'anonima è tornata a colpire in Sardegna, disposti pochi posti di blocco nella notte. Strage di Ustica, nuovi indagati. 9 generali e 4 altri ufficiali dell'Aeronautica sono al centro dell'inchiesta sulla strage di Ustica. Gravissimi reati contestati dal giudice istruttore Rosario Priore nelle 13 comunicazioni giudiziarie notificate anche al governo, dall'attentato contro gli organi costituzionali all'alto tradimento, dalla soppressione di prove al falso. Tutto il vertice dell'arma azzurra del 1980 è sotto inchiesta. Jugoslavia al via la dissoluzione. Inizia la dissoluzione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. Slovenia e Croazia ottengono l'indipendenza e il riconoscimento internazionale da alcuni paesi occidentali. 16 gennaio, lezione sul sesso in tutte le scuole. Dopo 12 anni di discussione, il Parlamento approva la proposta di legge che autorizza l'educazione sessuale a scuola. Il provvedimento che riguarda tutte le scuole, dalla materna alle superiori, non istituisce una nuova materia, ma impegna i collegi docenti a inserire le tematiche della sessualità nella programmazione didattica. 17 gennaio, Ciancimino mafioso condannato a 10 anni, il sindaco in mano ai corleonesi. Dopo una condanna a 3 anni e mezzo per i peculati di grandi appalti e la confisca per oltre 12 miliardi, il Tribunale di Palermo, presieduto dal giudice Francesco Ingargiola, condanna a 10 anni di carcere l'ex sindaco Vito Ciancimino.
per associazione mafiosa e corruzione aggravata, interdizione dei pubblici uffici, condanna alle spese per il suo mantenimento in carcere, confisca del libretto bancario intestato a Pasquale ed usato come cassa tangenti, risarcimento danni al comune perché parte civile con cifre da definire ed infine 3 anni di vigilanza come impone la normativa antimafia. Nasce la DNA. Viene istituita la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, l'organo della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha il compito di coordinare in ambito nazionale le indagini relative alla criminalità mafiosa. Il primo procuratore nazionale all'antimafia è l'ex procuratore aggiunto di Milano, Bruno Siclari, da pochi mesi a capo della Procura Generale di Palermo. Cassius Clay compie 50 anni, the greatest. Il più grande, taglia il traguardo del mezzo secolo, uno dei più grandi sportivi della storia, figura carismatica, controversa e polarizzante, sia dentro che fuori dal ring di pugilato, oro olimpico ai Giochi di Roma nel 1960 e nel 1964, all'età di 22 anni, titolo mondiale dei pesi massimi, combatte da 8 anni con la sindrome di Parkinson, attribuita alla sua professione, ma rimane impegnato in numerose azioni umanitarie. 20 gennaio, Fellini, compleanno da disoccupato. Il regista compie 72 anni e non lavora da 2. Che accade al nostro cinema? Di Tullio Kesic. Se è vero che in passato gli enti di Stato e la RAI hanno fatto molto per la sopravvivenza del nostro cinema, è altrettanto vero che la TV è attualmente precipitata nella logica di concorrenzialità dentro il bazar concorrenziale della confezione e l'anemico listino del cinema di Stato si commenta da sé. 25 gennaio, Moana fa fuori Cicciolina nel partito dell'amore. Il produttore e regista Riccardo Schicchi si è messo d'accordo con la pornodiva Pozzi e ha liquidato Ilona. Da Monaco la staffer però minaccia cause. Nel simbolo elettorale c'è il suo viso. Non permetterò di usare la mia immagine. Dovevo essere la capolista. Il partito l'ho inventato io. 26 gennaio. L'avvocata o la sindaca? Il quotidiano L'Unità fa la differenza. Nella redazione del quotidiano fondato da Antonio Gramsci, le giornaliste purificano il linguaggio al maschile e guai chi protesta. 30 gennaio, maxi processo. La Cassazione ribalta la sentenza d'appello. La prima sezione della Corte Suprema di Cassazione ribalta la sentenza di appello sul maxi processo e conferma le numerose condanne inflitte in primo grado. La sentenza definitiva chiude il maxi processo di Palermo, istruito in primo grado grazie al pool di magistrati guidati da Antonino Caponnetto, primi fra tutti Falcone e Borsellino, con 360 condannati su 474 imputati. Le condanne ammontano a 2.665 anni di carcere, 11 miliardi e mezzo di lire di multe e 114 assoluzioni. Vengono combinati anche 19 ergastoli, i principali killer e boss mafiosi, fra cui Michele Greco, Giuseppe Marchese, Salvatore Riina, Giuseppe Lucchese, Micciche e Bernardo Provenzano, di cui alcuni in contumacia e latitanti durante i processi. 12 febbraio, strage di Bologna, processo da rifare. Dopo oltre 12 ore di camera di consiglio, i giudici della Cassazione annullano la sentenza dell'appello che il 18 luglio 1990 ha assolto gli imputati, fascisti e fiduisti, tra cui Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, accusati dell'attentato del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, che avevano fatto 85 morti e 200 feriti. Il processo d'appello va ricelebrato. 13 febbraio, Moby Prince. Le analisi confermano che fu un attentato. Clamorosa conferma della perizia. 140 persone morirono sulla nave per un attentato. Il giudice accusa, i 10 kg di tritolo e nitroglicerina posti a prua del traghetto erano del racket. Dietro la tragedia del traghetto andato a fuoco con 140 persone, il magistrato è convinto che ci sia un attentato da parte del racket delle estorsioni. Resta il mistero se l'ordigno si è esposto prima della collisione del Moby Prince con la petroliera Agi Abruzzo. 17 febbraio, soldi e politica, bufera su Milano.
Milano, l'ingegner Mario Chiesa, direttore del Pio Albergo Tribunzio, la maggiore istituzione assistenziale milanese ed esponente del Partito Socialista, viene arrestato dopo aver ricevuto dall'imprenditore Luca Magni una tangente di 7 milioni di lire. 22 febbraio, il Corvo è di Pisa, condannato. Caltanissetta. Il giudice Alberto di Pisa viene condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione per calunnia perché è ritenuto di essere il Corvo, ovvero l'autore delle lettere anonime diffamatorie nei confronti di Giovanni Falcone, inviate a Cossiga, all'antimafia, a partiti e giornali nelle quali si faceva riferimento ad un gruppo di super magistrati che, secondo le missive anonime, aveva dato licenza di uccidere al pentito Tuccio Contorno per sterminare i capi di Cosa Nostra. 29 febbraio, 30 anni a Pietro Maso, uccise i genitori per l'eredità. Pietro Maso. Dopo una camera di consiglio lunga 7 ore viene condannato a 30 anni di carcere, ma gli viene riconosciuta la seminfermità di mente. 26 anni di carcere ai due complici. Insieme a loro, il 17 febbraio del 1921, aveva ucciso a Montecchia di Corsara, a colpi di spranga e padella, i propri genitori, Antonio Maso e sua moglie Maria Rosa, per dividersi la loro eredità. I primi commenti. Troppo poco, nemmeno un ergastolo. L'accusa. Sentenza equilibrata, non farà appello. Le sorelle dell'assassino, siamo esterrefatte e sgomente. Il loro avvocato, Pietro, tra 15 anni sarà già libero. Sono le frange impazzite del terrorismo comunista. È l'opinione di Gustavo Charmet, docente di psicologia dinamica all'Università di Milano. Il porno è vita, Cicciolina fa sentenza. A Milano un giudice riduce i confini del comune senso del pudore rifacendosi all'orientamento della Cassazione, secondo il quale videocassette, riviste, spinte non sono fuori legge finché non vengono messe sotto il naso di chiunque. La pornografia dunque non è niente di male se rivolta a un pubblico adulto e consapevole. 12 marzo. La mafia alle urne. Ucciso Salvolino. Si insanguina la campagna elettorale. Colpito a Palermo da Cosa Nostra, Salvo Lima, deputato della Democrazia Cristiana al Parlamento Europeo, ex sindaco di Palermo e capo della locale corrente andreottiana, uomo simbolo del potere DC in Sicilia. L'agguato si consuma sotto casa. Due killer in moto bloccano l'auto, sparano, lo inseguono mentre fugge a piedi e lo finiscono. Tutto all'indomani del suo incontro con i notabili di C per preparare la cena elettorale con Andreotti. La città è sotto shock. Riesplode la polemica sui legami tra cosche e partiti. Il procuratore della Repubblica di Palermo, Pietro Gianmarco, non ha dubbi. È un avvertimento al governo. Una task force di 12 magistrati è subito al lavoro sull'omicidio, l'ipotesi di una risposta ai provvedimenti contro la mafia, ma ci sono perplessità sullo stile della defusione. 6 mesi fa mi ha parlato per l'ultima intervista, confessò anche che aveva paura, ma da quelle parti e in certi posti deve essere un sentimento assai diffuso. Perché proprio Salvo Lima? Forse ha ragione solo da cronista, perché è cambiata l'aria, perché in Cassazione non guardano più tanto per il sottile ai vizi di forma, ma hanno un occhio di riguardo per la sostanza. Falcone avrà anche avuto ragione. Masino Buscetta diceva la verità. Il questore De Gennaro aveva fatto un corretto dei pentiti, ma un altro maxiprocesso colpisce al cuore la vecchia generazione dell'onorata società. E per la Sicilia rappresenta il 10% dell'elettorato ed è laggiù che i partiti pensano di rimediare alla prevedibile batosta che qualcuno prenderà al nord. È il rassegnato Salvo Lima, arresosi alla perfidia del mondo, ma anche non rinunciava alle cerimonie del potere, era un abile manovratore delle macchine che fa voti, tanto che alle ultime consultazioni per Strasburgo aveva convinto e portato alla sua parte tra Palermo e Sardegna 250.000 cittadini. E laggiù rappresentava Giulio Andreotti, il numero uno del governo, la continuità e anche un appoggio e una devozione che non hanno conosciuto crisi.
Forse Salvo Lima credeva che andando a rappresentare il popolo lontano della patria si evitavano le dure polemiche, certamente non pensava alle pallottole. Un bambino delle scuole di Palermo aveva scritto in un tema in classe: se non ci fossero le poltrone, il mondo andrebbe meglio. Papà dice che tutti la pretendono, anche se soprattutto quelli di Cosa Nostra. Enzo Biagi, La politica a due facce, il Corriere della Sera, 13 marzo 1992. 13 marzo, omicidio Lima, l'ira di Andreotti ai funerali. Il Presidente del Consiglio è durissimo, i calunniatori del mio amico Lima sono peggio dei suoi assassini. Il cardinale Pappalardo grida: colpite i mandanti! Cossiga non parteciperà ai funerali. Sto a Roma perché non è un attacco allo Stato. Si è deciso che a Palermo ai funerali andrà il Presidente del Consiglio. Freddo con Andreotti, che di Lima era il capo corrente. Il capo dello Stato ha manifestato il suo cordoglio a Forlani con un telegramma e ne ha ricevuto in cambio una lettera di apprezzamento per il suo appello ad una mobilitazione morale contro l'ondata criminale. Ma alla Camera il ministro degli interni Scotti assicura le misure necessarie per garantire la regolarità delle elezioni. Leoluca Orlando non ha dubbi. Chiedete a Ciancimino ed Andreotti perché è morto Salvo Lima. 14 marzo, rapido 904, prima gli ergastoli, poi l'esecuzione a Firenze. Il secondo appello per l'attentato al treno 904 per la strage del Natale 1984 con un ordigno piazzato tra Firenze e Bologna che fa 16 morti e 166 feriti conferma l'alleanza tra mafia e neri. La Corte d'Appello condanna all'ergastolo i mafiosi Pippo Calò e Guido Cercola e poche ore dopo la sentenza. Di ritorno dal processo muoio in un agguato, passato lo svincolo per Caserta, uno degli appuntati, Alfonso Galeota, condannato a 18 mesi, e sua moglie, Assunta Sara. E Sara disse alla regina: lascio Andrea. Dopo Carlo e Diana, un'altra coppia in crisi alla corte dei Windsor. Buckingham Campala si trincera dietro il no comment, ma la coppia, secondo i giornali popolari di Londra, sarebbe vicina al divorzio. 17 marzo. I bianchi aboliscono l'apartheid. Il Sudafrica cambia. Il referendum per la fine dell'apartheid passa con il 68,6% di sì, con una grande affluenza alle urne, oltre il 70%, e dopo una campagna elettorale breve ma insanguinata da molti episodi di violenza. 19 marzo, a Samarcanda, il TG3 è in rivolta. La RAI congela Santoro, sospendendo la trasmissione per tutto il periodo elettorale. Il direttore di RAI 3, Guglielmi, protesta: si è macellata una delle poche trasmissioni vitali della RAI. 24 marzo, Italicus, requiem per una strage, neofascisti tutti assolti. Ancora una strage senza colpevoli. 18 anni dopo tre processi e numerosi ricorsi, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha definitivamente assolto Mario Tuti e Luciano Franci per la strage del Trevitalicus del 4 agosto 1974, uno dei più tremendi eccidi all'interno della strategia della tensione nella quale morirono all'uscita della lunga galleria appenninica tra Firenze e Bologna 12 passeggeri che viaggiavano sul treno espresso 1486. Ecco l'Italia che non fa figli. Censimento Istat. Siamo oltre 57 milioni e ci avviamo alla crescita zero. Uffici affollati e fabbriche svuotate. La gente lascia le grandi città per i piccoli centri. Perdiamo colpi nell'industria, ma cresciamo nel terziario. La questione meridionale resta un dato costante con un gap sociale ed economico, ma anche culturale, tra nord e sud Italia. 3 aprile, non è reato dire terrore. Il pretore Irpino del Trento sostiene: dare del terrore a qualcuno non lede l'onore e il decoro, e invita gli offesi a rispondere con l'ironia del meridionale di Orazio piuttosto che ricorrere all'azione penale. Ma dopo il verdetto del giudice le reazioni sono unanimi. Dallo scrittore di La Capria al regista Tornatore si ammette una decisa antipatia per l'appellativo.
4 aprile, la Lega Nord entra in Parlamento, Bossi alla Camera. Nelle elezioni politiche, il quadripartito al governo DC, PSI, PSD, PLI perde la maggioranza. La DC per la prima volta dal dopoguerra scende al di sotto del 30%, il PSI per la prima volta nell'era Craxi retrocede anziché avanzare. Notevolissima l'affermazione della Lega Nord, che con il suo 8,6% può per la prima volta formare gruppi parlamentari autonomi. È il primo partito a Milano. Umberto Bossi è eletto alla Camera. Agrigento. La mafia uccide il maresciallo Guazzetti, la memoria storica dell'antifa. La mafia uccide sparando con i Kalashnikov e fucili a pompa sfoderati da un furgoncino in corsa contro la vecchia vittima del maresciallo dei carabinieri, che dopo 2 giorni avrebbe compiuto 59 anni. Giuliano Guazzetti, il mastino, la memoria storica della mafia in provincia di Agrigento, come lo chiamavano i suoi colleghi, perché lui era sempre lì, il primo ad arrivare sulle trincee insanguinate di questo far west, il primo ad inquadrare un delitto, come aveva fatto per l'omicidio del giudice Levatino nel settembre del 90, agganciando i 2 killer rifugiatisi in Germania e in camofavia di Canicattì, arrestato proprio 2 giorni fa a Roma. 5 aprile, via Poma, riaperta l'inchiesta, un super testimone accusa. Federico Valle, 20 anni, nipote di un architetto novantenne che abita nel palazzo, sarà sottoposto al test del DNA, ma il padre di Simonetta avverte: non traete conclusioni affrettate. Il ventenne indagato nega e si presenta spontaneamente agli inquirenti. Ho lo stesso gruppo di sangue trovato nella casa, però non sono il killer. 16 aprile, Banco Ambrosiano, tutti condannati, Milano. Processo per il fallimento del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Il tribunale condanna tutti i 33 imputati per concorso in bancarotta fraudolenta. Licio Gelli, capo della P2, è condannato a 18 mesi e 6 mesi. Il suo braccio destro, Umberto Torani, a 19. Gli altri condannati, Flavio Carboni, 15 anni. Francesco Pazienza, 14 anni e 8 mesi. Bruno Tassandin, 8 anni e 8 mesi. E gli imprenditori, Carlo De Benedetti, 6 anni e 4 mesi. E Giuseppe Ciarapico, 5 anni e 6 mesi. Da Calvi in poi, un crack e tanti misteri. Il sogno di potere del banchiere dagli occhi di ghiaccio. Tra P2, finanza facile, politici, le stofanti, avrebbe coinvolto anche esponenti della criminalità organizzativa internazionale. Ma del bottino non c'è traccia. Il PM del Tosso: mi sono trovato davanti a un groviglio d'affari spaventoso. Roberto Rosone, invece di Calvi, parla di un come andarono le cose 10 anni prima. Che potevo fare? Mi mostrarono le lettere del Vaticano e ricorda il killer sotto casa, i 2 mesi di Benedetti in istituto, Bagnasco e Loyola. 22 aprile, Interotti lascia la presidenza della Camera dei Deputati. Fu eletta il 20 giugno 1979. È stata la prima donna in Italia a ricoprire questo incarico. 25 aprile, ultima sfida, Cossiga si è dimesso. Francesco Cossiga si dimette da Presidente della Repubblica 2 mesi prima della scadenza naturale del mandato. Dopo una giornata di voci contrastanti, a sorpresa scioglie ogni riserva e accusa i partiti. Voglio inchiodare la classe politica alle sue responsabilità. Non si governa con un'armata Branca Leone. Il riferimento è a Scalfaro e Spadolini, eletti presidenti delle 2 Camere. 2 maggio, il PSI trema, Tognoli e Pillitteri sotto inchiesta. Avvisi di garanzia per i 2 ex sindaci di Milano, adesso deputati del PSI. Carlo Tognoli, ricettazione. Paolo Pillitteri, ricettazione e corruzione. A tirare in ballo è stato Mario Chiesa, i 2 esponenti del PSI replicano. Mai avuto soldi! 6 maggio, maxi operazioni antimafia a Castelvetrano. Un pentito rivela, doveva uccidere Borsellino. Una maxi operazione della DIA compiuta tra l'Italia e la Germania permette alle forze dell'ordine coordinate da Paolo Borsellino di stroncare la mafia di Castelvetrano, provincia di Trapani.
43 le persone finite in carcere, 80 gli avvisi di garanzia ed un'inquietante retroscena. La mafia doveva assassinare Borsellino, ma la cupola all'ultimo momento negò il permesso. Questa è la dichiarazione del pentito Vincenzo Calcara, boia di fiducia della famiglia di Castelvetrano. Arrestati nell'operazione anche il sindaco Antonio Vaccarino e l'impiegato in pensione della Cassazione Giuseppe Schiavone, per lungo tempo segretario di cancelleria della prima sezione della Cassazione, la stessa presieduta dal giudice Corrado Carnevale. Il cancelliere si sarebbe reso disponibile a favorire amici siciliani, indirizzando i processi verso giudici considerati più buoni. 9 maggio. Carboni arrestato per falso. Manette all'uscita di una TV. Il faccendiere, uomo chiave dei ministri della vicenda Calvi, Ambrosiano, truffò al Banco di Napoli più di 2 miliardi attraverso finanziamenti a 2 società risultate insolventi. Carboni è indagato dai magistrati romani insieme ai boss mafiosi Pippo Calò e Francesco Di Carlo, anche per l'omicidio Calvi, e rinviato a giudizio per ricettazione della borsa di Calvi. 11 maggio, tangente, tocca al tesoriere DC. Il tesoriere nazionale della DC, senatore Severino Citaristi, è raggiunto da un avviso di garanzia per illecito finanziamento del partito. Contestati al segretario amministrativo 700 milioni versati da un imprenditore, il giudice scopre conti segreti in Svizzera. 22 maggio, vietato operare se il paziente non sa tutto. Il comitato bioetico ordina ai medici di procurarsi un consenso esplicito per procedere a trattamenti terapeutici o a pratiche diagnostiche invasive. Il medico deve richiedere questo consenso, anche per iscritto, al malato dopo averlo correttamente informato sul suo stato di malattia, ma soprattutto il sanitario potrà agire solo dopo essere certo che l'informazione sia stata compresa. Ribadita la necessità dell'esplicito consenso e diniego al prelievo di organi a fine di trapianto. Maggio. Orrore. Ucciso Falcone. Strage di Capaci. Alle ore 18:20 sull'autostrada Palermo-Punta Raisi esplode una carica di tritolo e uccide il giudice Giovanni Falcone, candidato alla super procura, sua moglie Francesca Morbillo e 3 agenti della scorta, Antonino Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. 8 i feriti. Una voragine larga 30 metri e profonda 8. I 1000 chili di tritolo sotto l'autostrada polverizzano uomini e macchine. Poi Cosa Nostra rivendica con una telefonata al giornale di Sicilia. È il regalo di nozze per Madonia. L'unico testimone racconta: ho soccorso Falcone, era ancora vivo. Alcuni giorni prima Falcone aveva detto: mi hanno delegittimato, stavolta i boss mi ammazzano. E nel suo libro Cose di Cosa Nostra aveva scritto: Buscetta mi aveva avvisato, verrà il tuo turno. Allievo di Chinnici e compagno di Costa, Falcone sapeva di avere il destino segnato nonostante vivesse nel bunker e sosteneva: eroe no, siciliano come loro, ma non penso alla morte. Il fallito attentato alla Daura non ha cambiato niente della mia vita. Il suo ultimo sfogo: mi insozzano, poi mi spareranno. Dietro la sua bocciatura come procuratore nazionale vedeva l'ombra di Cosa Nostra. Il ministro della giustizia Claudio Martelli: hanno eliminato il mio più stretto collaboratore perché temevano quanto avrebbe potuto fare come procuratore nazionale. Vittorio Grevi: Falcone appariva oggettivamente l'uomo più adatto per statura e per professionalità, anche se non tutti negli ultimi tempi hanno mostrato di pensarlo allo stesso modo. Molti di questi ora dovrebbero guardare dentro di sé e provare un non lieve senso di vergogna. 24 maggio. Falcone. 2 spie. Poi la sentenza via radio. Dagli aeroporti di Ciampino e Punta Raisi è arrivato l'ordine per l'attacco mortale. Il volo del giudice sul jet del SISDE era segreto, ma il comando di esecutori ha organizzato una trappola perfetta. Secondo Giuseppe Ayala è l'ennesimo omicidio politico mafioso.
Il magistrato appena eletto in Parlamento non esclude l'ipotesi di un intreccio perverso fra le esigenze di Cosa Nostra, decisa a saldare un vecchio conto, e le trame torbide del potere. Contro il palazzo, rabbia a Palermo. La sfilata dei politici di fronte alle cinque bare viene ostacolata da una folla scatenata. Volano insulti e monetine. Spadolini, strattonato da un generale che lo invita a non subire un simile oltraggio. Lacrime e rabbia alla camera ardente tra i familiari degli agenti di scorta assassinati che dichiarano la loro era una missione maledetta. Scotti e Martelli parlano di attacco militare alle istituzioni. Vogliono conquistare lo Stato. E Spadolini commenta le proteste. Bisogna dare risposta alla domanda di giustizia. Tutti uniti nella solitudine, i colleghi di Falcone. Le facce attonite dei giudici, l'immagine di una magistratura che d'improvviso è costretta a rivivere la stagione rovente della lotta alle cosche. E dei veleni. Il giudice Di Pietro rivela. Mi aiutava nelle indagini sulle tangenti, dal suo ufficio ministeriale Falcone, direttore degli affari penali, favoriva le richieste della procura milanese agli inquirenti svizzeri. 25 maggio, al Quirinale sale Scalfaro il galantuomo. Al 16° scrutinio il Parlamento elegge il nono capo dello Stato con 672 sì su 1.002 votanti, per cui votano DC, PDS, PSI, PSDI, Verdi Radicali e Rete di Leoluca Orlando. È Oscar Luigi Scalfaro, a 73 anni, novarese, ex magistrato, cattolico nelle file DC. Dopo le politiche del 5 aprile era stato chiamato alla guida della Camera. Chiesa, patria, famiglia e prima repubblica è la filosofia di un democristiano fuori delle correnti che criticò il collega Ponzio Pilato che alla giustizia preferì la carriera. Addio a Falcone, Palermo grida ai politici, buffoni, assassini! Tra i palermitani accorsi in massa sotto la pioggia, per rendere omaggio alle vittime della strage di Capaci c'è rabbia, rassegnazione, lacrime e speranza. Ai funerali i più alti rappresentanti del mondo politico come Giovanni Spadolini, Claudio Martelli, Vincenzo Scotti, Giovanni Galloni vengono duramente contestati dalla cittadinanza. La vedova della gente Schifani, mafiosi, incinocchiatevi e io vi perdono. Nella chiesa di San Domenico a Palermo sale un grido disperato. Mentre migliaia di persone danno l'estremo saluto al giudice, alla moglie e ai tre agenti della scorta assassinati. Molti gli studenti accorsi sono commossi. Siamo venuti in corteo perché questa volta l'hanno fatta grossa. E intanto è rissa alla riunione del CSM tra Martelli e magistrati che si sono sentiti chiamati in causa per la delegittimazione che avrebbe bruciato Falcone nella nomina della sua procura. E il PM Bocassini e i colleghi, voi lo avete infangato e l'FBI offre aiuto per catturare i killer e i mandanti. 3 giugno, Giorgio Napolitano è il nuovo presidente della Camera, per lui PDS, anche i voti di DC, PSI, PDSI e PRI, 50 franchi tiratori. 4 giugno, Berlusconi scende in campo, l'annuncio è di Indro Montanelli, la sua decisione prevede il raggruppamento di moderati che si farà e lui ne sarà in capo. 28 giugno, il ministro andò a Borsellino, possibile attentato. Fiumicino, aeroporto, il ministro della difesa Salvo Andò, socialista, si avvicina a Borsellino per raccontargli dell'informativa del ROS, stavolta spedita dalla procura di Palermo. E li indica entrambi come possibili bersagli di un attentato mafioso. Borsellino non ne sa nulla. Il procuratore Pietro Gianmarco, destinatario ufficiale della nota riservata del ROS, non gli ha comunicato niente. 3 luglio. Craxi! Siamo tutti colpevoli. Craxi interviene alla Camera su Tangentopoli. Spergiuro chi nega le tangenti, ma nessuno usi il finanziamento irregolare ai partiti per saltare il sistema. Intervenendo nel dibattito della Camera sulla fiducia al governo Amato, Bettino Craxi, segretario del PS, sì, sostiene che tutti i partiti che hanno un apparato, anche piccolo, hanno fatto ricorso all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale e che se questa materia deve essere considerata come un crimine, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale e invoca la nuova legge sui finanziamenti ai partiti. 4 luglio, Piazzolla, il tango dell'addio.
Buenos Aires. Muore il re del tango, Astor Piazzolla, innovatore del tango argentino. È stato uno dei più valenti musicisti del Novecento. Aveva 71 anni e alcuni mesi fa era stato colpito da ictus. A rendere omaggio alla sua salma anche il presidente argentino, Carlos Menem, che dichiara: fu un eccellente musicista che ha reso classica la musica popolare. Molti non lo compresero, fu un uomo polemico, ma tutti i grandi sono polemici. Astor Piazzolla era nato a Mar della Plata, l'11 marzo del 1921. E quando aveva solo 3 anni, la sua famiglia si era trasferita a New York e lì aveva iniziato a studiare la musica. Lì incontrò Carlos Gardel, padre del tango, e per lui suonò il suo primo tango. Nel 1954 a Parigi studia con Nada Boulanger, già insegnante di Bernstein, Menheim, Aaron Copland e di molti altri grandi. Fu la Boulanger che lo costrinse a suonare quella musica della quale lui si vergognava. Astor Piazzolla era il tango, anche se non si riconosceva del tutto in quelle belle e famose parole del poeta Enrique Santos, discepolo: il tango è un pensiero triste che si balla. Per sua stessa missione Piazzolla impose una svolta a quella che era ed è la musica del suo paese, e per avere osato infrangere la tradizione subì l'ostilità dei suoi compagni di strada, di quelli più importanti come Jorge Luis Borges. In Europa impara che cosa fosse la libertà, parola che nel suo paese diventava sempre più obsoleta. Conduce la sua rivoluzione in musica. Le sue composizioni si intitolavano Balada para un loco, Libertango, Violentango, Undertango, Persecuta. Persecuzione, che resta uno dei suoi brani più belli e strazianti, causa di non pochi problemi politici. In Italia Piazzolla fa molte tournée e compone nel 1984 la colonna sonora dell'Enrico IV di Marco Bellocchio. Con Milva nacque lo spettacolo Milva interpreta Piazzolla. Nel 91 esce Five Tango Sensations, la sua ultima opera, complessa, innovativa, ancora una volta rivoluzionaria. 16 luglio, tangente, in manette il costruttore Ligresti. Milano, il costruttore Salvatore Ligresti è arrestato con l'accusa di concorso in corruzione aggravata. Avrebbe pagato tangenti per la metropolitana e per le ferrovie nord. La sua confessione: versai 1 miliardo. 17 luglio, Reggio Calabria. Sindaco in manette. Viene arrestato il sindaco di Reggio Calabria, Agatino Licandro, 38 anni, DC vicino a Riccardo Misasi. È l'ex sindaco che porta la bandiera di una giunta finita, quasi al completo, in carcere. Luglio. Massacro. Ucciso Borsellino. Autobomba a Palermo. Vengono assassinati il giudice e 5 agenti di scorta, tra cui una donna, Emanuela Lori, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina, Agostino Catalano e Vincenzo Limulli. Il boato delle 16.55. Colpito dalla mafia il candidato alla superprocura, l'uomo che indagava sui killer di Falcone. Gli assassini erano al corrente di una saltuaria consuetudine che consentiva al giudice di rivedere quasi ogni domenica nell'appartamento della sorella Rita, farmacista, la mamma, Maria Lepanto, una signora anziana, sempre in tensione. I 50 kg di esplosivo erano stipati in una vecchia Fiat 600 in via Mariano D'Amelio. Paolo Borsellino aveva appena denunciato lo smantellamento del pool. Questo Stato è incapace di far pulizia. È di pochi giorni prima della morte uno dei suoi ultimi sfoghi nella sua casa, non lontano dal luogo della strage. Siamo disarmati, senza una legge sui pentiti. Cosa nostra deve essere affrontata in Sicilia, dove c'è il cuore del problema. L'adolescenza di Paolo Borsellino si svolge in un quartiere popolare, con gli studi, gli impegni in procura, il dolore per la strage di Capaci. Tra le gente uccisi c'è Emanuela Loi, 24 anni, quasi sposa, la prima donna agente uccisa dai clan. Diceva: so che è pericoloso lavorare qui, ma faccio il mio mestiere. Scalpano.
guai a noi se non saremo uniti, forti e soprattutto credibili. È l'ora dell'azione. Martello, l'attacco a prefetto, questore, carabinieri e alto commissario. Ora ci dovranno spiegare perché non hanno evitato la strage. No della famiglia ai funerali di Stato. Ma non sono i vicini. Pietro Biagi, Corriere della Sera, 20 luglio 1992. Colpiscono come e quando vogliono nel loro territorio, la Sicilia, che intendono proteggere dalle intrusioni dello Stato, ma non bisogna medizzarli. Li considereremo finalmente veri nemici? 21 luglio, Operazione Palermo. Vengono inviati in Sicilia 2000 agenti e carabinieri, 800 soldati, decine di boss vengono trasferiti nelle supercarceri. Il governo propone un maxi emendamento al decreto antimafia, più poteri e uomini alla DIA e distinzione tra processi di mafia e processi comuni. I giudici chiedono che Gianmarco venga allontanato dalla procura e lui replica duramente: se lasciassi l'incarico sarebbe un successo di Cosa Nostra. Funerali degli agenti. Calci e insulti a Scalfaro e Amato. La folla contro i presidenti della Repubblica e del Consiglio e funerali dei cinque agenti a Palermo. Pugni al capo della polizia a Parigi. Fuga tra la gente inferocita che grida: li avete uccisi voi! Sindaco e giunta, ci dimettiamo, lo Stato non c'è. Sette procuratori lasciano la struttura antimafia. Borsellino rivelò un amico: è già arrivato il tritolo per me. A per i funerali non ci sarà una cerimonia di Stato. Per volontà delle famiglie, ne saranno ufficiali i funerali del giudice Borsellino. La famiglia vuole una cerimonia privata al ritorno della figlia Fiammetta da Bari. 24 luglio. Addio Paolo. Non è tutto finito. Parole di riscossa ai funerali di Paolo Borsellino nell'orazione funebre di Antonio Capornetto, ex capo dell'ufficio istruzione della procura di Palermo. Una grande folla fuori e dentro la chiesa di Sadorno. Applausi al presidente Scalfaro, quasi un risarcimento dopo la rissa della cattedrale, ma Capornetto rivela: sparita l'agenda di Borsellino, era nella borsa andata distrutta nell'esplosione, la borsa c'è, manca solo l'agenda. 27 luglio, Catania, la mafia uccide il poliziotto anti-estorsione. Ucciso a Catania l'ispettore anti-estorsione Giuseppe Lizio, 47 anni. Il delitto di chiaro stampo mafioso colpisce l'ispettore per 10 anni, investigatore di punta della sezione omicidi della squadra mobile di Catania, ed è un chiaro avvertimento per tutta la città che cominciava a ribellarsi alle estorsioni. È il primo delitto eccellente a Catania, dopo l'uccisione del giornalista Pippo Fava. Il questore stava raccogliendo le confessioni di un pentito. 1 agosto. Addio alla Scala Mobile, sofferto sì della CGIL che approva l'accordo a maggioranza. Viene soppressa la Scala Mobile. Dal gennaio del 1993 entreranno nelle buste paga 20.000 lire al mese. Fino al 1994 non si faranno intese aziendali se non in casi di ristrutturazione. L'obiettivo è di arrivare al 2% di inflazione. 13 agosto. Berlusconi vince la guerra TV. Viene varato il piano delle frequenze, 3 reti sicure, quasi via libera per le altre 3 pay. Gli editori avvertono: confusione totale, è un caos, che ne soffrirà la libertà di comunicazione. I partiti sono divisi, i politici sotto pressione per una scelta che coinvolge l'intero sistema dell'informazione e il grande mercato pubblicitario. E la RAI chiede: paghiamo come noi. E fine mese arriveranno i primi oscuramenti. Protestano gli esclusi, previsti una marea di ricorsi. Berlusconi festeggia. Adesso possiamo lavorare e non faremo recriminazioni. 2 settembre, Mani pulite. Si uccide il socialista Moroni, era sotto inchiesta. Brescia, il deputato socialista Sergio Moroni, 45 anni, si uccide in casa con un colpo di fucile dopo aver ricevuto 2 avvisi di garanzia nell'ambito dell'inchiesta Mani Pulite sulle discariche lombarde per l'attività delle Ferrovie Nord e per i lavori all'ospedale di Lecco. Soffriva da tempo anche di un tumore. Era stato segretario regionale del PSI. La sua lettera di addio al presidente della Camera, Giorgio Napolitano, è un testamento.
troppe vittime sacrificali in un processo sommario e violento. Ho accettato il sistema senza chiedere tangenti, ma non sono un ladro, la famiglia accusa. Non aveva fatto un male incurabile, si era creato intorno a lui un clima di colpevolezza, era angosciato. Esplode la rabbia di Craxi mentre Martelli parla di un clima infame, creato soprattutto dai giornali. Il PM Davico dichiara: non vedo come qualcuno possa seriamente pensare di attribuire a noi la responsabilità di questo suicidio. 17 settembre. Ucciso l'esattore della mafia. A Palermo. Due killer colpiscono a morte Ignazio Salvo, 61 anni, l'uomo cerniera tra mafia e politica. L'omicida avviene sotto gli occhi della moglie. Venuti dal mare, due sicari armati di grosso calibro lo hanno atteso davanti all'ingresso dell'albergo di famiglia Zagarella, non lontano dalla villa in cui fu ospitato segretamente Tommaso Buscetta, quando all'inizio degli anni Ottanta scappò dal carcere di Torino. Proprio Don Masino indicò i cugini Salvo come uomini d'onore. Il movente del delitto, come quello per Lima, e non per aver saputo garantire il patto di impunità tra Cosa Nostra e la politica. Ignazio Salvo, cugino di Nino, morto di tumore il 19 gennaio 1986, fu condannato al maxi processo a 7 anni, pena ridotta a 3, con l'accusa di associazione mafiosa. Da sempre in contrasto con i grandi potentati democristiani e con capi mafia come Don Paolino Bontade. I Salvo furono le prime vittime dell'arroganza sanguinaria dei corleonesi quando decisero con Totò Riina di pretendere il comando di Cosa Nostra, comunicando con questo il sequestro dell'anziano suocero di Nino e Ignazio Salvo, mai più restituito alla famiglia. 23 settembre, Mani Pulite sbarca a Roma. Offensiva da Milano. Nella bufera finiscono un senatore e uomini dell'onorevole DC Vittorio Sbardella, che tira in ballo Andreotti. 7 gli arresti per tangenti, tra cui un magistrato del TAR. E il Parlamento primo no al processo per il DC Citaristi. L'inchiesta a Mani Pulite decapita i vertici ATAC e ALCO tra le municipalizzate che gestiscono i trasporti pubblici nella capitale. In ballo ci sono 22 miliardi di tangenti. 2 ottobre. Io, Laura Antonelli, sfigurata dal siero antirughe. L'attrice decide di pubblicare a testimonianza del suo stato. Soffre di una sindrome allergica che aggredisce periodicamente, rendendola sfigurata e irriconoscibile. La causa del male è un siero antirughe che la produzione di Malizia 2000 le fece iniettare sul set. Laura Antonelli ha citato in giudizio la produzione. Il processo inizierà a Roma il 15 ottobre. 6 ottobre. Orrore a Foligno. Ucciso il piccolo Simone. Rinvenuto a Foligno in un fossato il cadavere di Simone Allegretti, di 4 anni. Scomparso 3 giorni prima e ucciso dal cosiddetto mostro di Foligno, che lascia in una cabina telefonica un cartello con le indicazioni per trovare il corpicino. Gli inquirenti parlano da subito di un delitto a sfondo sessuale. 31 ottobre. La Chiesa riabilita Galileo. 3 secoli dopo, Giovanni Paolo II sancisce la riconciliazione tra scienza e fede in occasione della sessione plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze. Dopo 12 anni di dibattito, la commissione dei teologi, scienziati e storici riabilita lo scienziato italiano condannato nel 1633 affermando: Galileo fu un esempio per tutti, anche per la Chiesa. Oggi sappiamo che aveva ragione sulla teoria astronomica di Copernico. I giudici dell'Inquisizione che lo condannarono commisero un errore, anche se in buona fede. 1 novembre, massoneria, centinaia nel mirino, è un altro caso P2. Nell'inchiesta, la più grande sulle logge, del procuratore di Palmi Agostino Cordova, sarebbero coinvolti personaggi di primo piano, anche giornalisti, magistrati e politici. Alcuni nomi coinciderebbero con quelli della Tangentopoli di Reggio Calabria, mentre dalla rivelazione di alcuni pentiti emergerebbero legami con la mafia. Le indagini di Cordova sono partite infatti da 2 fascicoli istruiti da Giovanni Falcone ed in alcune intercettazioni telefoniche è comparso il nome del commercialista Totò Riina. Ma il gran maestro del Grande Oriente, Giuliano De Bernardo, preannuncia che svelerà l'elenco dei fratelli solo ai vertici
dello Stato. L'ipotesi di reato è associazione a delinquere e la violazione della legge Anselmi. 16 novembre, Buscetta sciocco su Dalla Chiesa. Audizione fiume del super pentito davanti alla commissione parlamentare. Ma Buscetta avverte, i nomi li farò solo ai giudici. E racconta, nel 79 la mafia progettò di uccidere il generale anti-PR Dalla Chiesa, ma era lo Stato a volere la sua morte. E ancora, Cosa Nostra rantola, siete sulla buona strada per batterla, i politici non hanno mai condannato, il comandato i mafiosi, sono i mafiosi che sanno accedere a tutti i livelli. E su Moro e Calvi rivela, mi impedirono di salvare il presidente DC, mentre non è affatto impensabile che il banchiere abbia avuto soldi mafiosi e ne abbia fatto cattivo uso. 18 novembre. Riina è il capo mondiale della mafia. Cosa Nostra controlla tutto il crimine internazionale. Esiste una cupola mondiale del crimine. La presiede il dottor Riina, numero uno di Cosa Nostra. È la rivelazione del pentito Leonardo Messina. Per la prima volta si parla di una commissione internazionale nella quale vengono rappresentate e mediate le istanze di tutte le organizzazioni malavitose. 23 novembre, nasce il primo smartphone. IBM presenta il primo smartphone della storia. Si potranno inviare e ricevere mail e fax, aggiungere contatti, gestire file attraverso un file manager. Accanto a opzioni come la calcolatrice ci sono anche un block notice e alcuni giochi. Il tutto gestibile con un pennino direttamente sullo schermo touchscreen. Il prezzo è quasi di $1000. 3 dicembre. Buon Natale! È il primo SMS della storia. Il primo SMS della storia viene inviato dall'ingegnere britannico Nick Papworth da un computer a un cellulare sulla rete GSM Vodafone. Il testo del messaggio è Merry Christmas! Il primo SMS dal cellulare a cellulare verrà invece inviato all'inizio del 1993 da uno stagista della Nokia. 15 dicembre. Corruzione, Craxi, sotto inchiesta. A Milano il segretario del PSI Bettino Craxi riceve un avviso di garanzia da parte del pool Manipulite per corruzione, ricettazione, violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti. I magistrati contestano 41 episodi e 36 miliardi di tangenti al PSI che Bettino guida da 16 anni. L'avviso di garanzia è stato consegnato all'Hotel Rafael di Roma. La reazione? Accuse infondate e aggressione politica. Tangentopoli e shock elettorale indeboliscono lira e borsa. 17 dicembre. Palermo. Sarà Caselli, il procuratore antiboss. Il CSM nomina capo del Palazzo dei Veleni Giancarlo Caselli, 53 anni, piemontese, sposato con due figli. Negli anni di piombo svolse inchieste difficili su BR e Prima Linea. 18 dicembre. Addio a Gianni Brera. Muore in un incidente stradale Gianni Brera, la firma dello sport. Giornalista e scrittore, perde la vita nell'Odigiano insieme ad altri due compagni di viaggio. Aveva 73 anni. I suoi articoli e le sue polemiche hanno contrassegnato un'epoca. 24 dicembre. Arrestato Contrada avrebbe aiutato Riina a fuggire. Viene arrestato a Palermo Bruno Contrada, il funzionario che ha diretto la mobile e la criminal pole prima di passare al vertice del SISDE, il servizio segreto impegnato anche contro Cosa Nostra. 5 pentiti lo accusano di essere un amico di Totò Riina e di avere favorito la fuga. Il capo della polizia, Vincenzo Parisi, lo sostiene. La sua è una carriera senza ombre. Finiamola coi veleni.